Regione Toscana, il Consiglio regionale. L'Aula del Consiglio regionale ha dato il via libera con voto favorevole al bilancio consolidato 2022. L'atto è passato a maggioranza con 19 voti a favore di Partito Democratico Italia Viva e 11 voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Il bilancio consolidato ha la finalità di mettere in evidenza i risultati complessivi del gruppo di amministrazione pubblica, ovvero la regione più gli enti e le società considerati rilevanti di natura pubblica. Si tratta, oltre che del Consiglio regionale quale organismo strumentale, di altri 26 enti controllati e loro società partecipate indirette, 9 enti strumentali partecipati, 9 società controllate e le loro partecipate indirette e 6 società partecipate. Il consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della Regione Toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente Regione. È un bilancio positivo. Il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente Regione Toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi. E quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria, i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. Altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in indeciso aumento e qui sta anche un'attività forte che la Regione ha avviato di recupero anche dell'evasione fiscale. Quindi un sì motivato, giustificato da numeri e dati che ci parlano di un bilancio allargato della regione che è sotto controllo. Sino a maggioranza dove Italia Viva ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse, ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni. Serviva non aumentare addizionale IRPEF, serviva non aumentare il bollo, ma serviva dare dei servizi maggiori, più efficienti in termini qualitativi, e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo. Il bilancio consolidato che raggruppa la regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% in house presenta dati in chiaro scuro. C'è un risultato formalmente positivo, ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera dell'aggruppamento, negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le Terme di Montecatini, di cui la regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni, vedi Firenze Fiera ed altre che come commissione controllo stiamo mettendo sotto i raggi X. L'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Pecci, a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro, perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. Presentata in Consiglio regionale la seconda edizione del bando La Toscana che fa bene, promosso dal Corecom. L'iniziativa prevede un invito e un premio per gli enti impegnati nella promozione di valori e di stili di vita attraverso la comunicazione, all'obiettivo di dare il giusto riconoscimento a quanti nella regione si impegnano
e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia e originalità. La Toscana che fa bene è la seconda edizione di questa iniziativa che il Corecom ha promosso e aperta a tutti i soggetti associativi, istituzionali e anche soggetti privati della Toscana, e è centrata proprio per far emergere le belle campagne di natura sociale che avvengono all'interno della Toscana. Già c'è stata una prima edizione dove ha vinto l'Unione Italiana Ciechi di Prato, il premio è di 5.000 euro e il bando è aperto fino al 31 ottobre a tutta la Toscana, appunto, che fa bene, che in qualche modo si mette in gioco con passione, con cuore, con entusiasmo dentro campagne di natura sociale, perché uno dei nostri scopi è anche quello di far emergere e incentivare le buone pratiche di comunicazione sociale, di pubblica utilità, in modo da spingere ulteriormente anche per i prossimi anni in questa direzione. L'iniziativa è in collaborazione con il CESVOT, che ci aiuta anche a promuovere, a divulgare in tutte le realtà sociali della Toscana questa importante iniziativa. Un premio importante che il Consiglio regionale promuove perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale, quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e CESVOT per cercare di veicolare la pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione, quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della Regione Toscana. Noi sulla comunicazione sociale lavoriamo da tanto tempo, abbiamo un archivio di più di 3.500 campagne di 68 paesi del mondo, quindi è a disposizione dei nostri enti e di chi vuole per poter attingere anche idee, e certamente questa collaborazione con Corecom per poter fare questo bando e questa iniziativa per premiare una nuova campagna di comunicazione sociale ci interessa e quindi abbiamo aderito molto volentieri. Ma più che altro la comunicazione sociale serve al volontariato per lanciare delle campagne che non sono di marketing, perché noi non facciamo marketing, ma facciamo però marketing sociale nel senso di indurre quei comportamenti virtuosi nelle persone che possano da una parte dare valore alle persone, perché anche riprendere in mano appunto la questione che il valore infinito della persona e dell'ambiente in cui siamo, quindi diciamo le tematiche normalmente sono queste e sono quelle che ci interessano e interessano al nostro mondo, al mondo del volontariato che è sempre attivo su questi temi. Tra gli eventi dell'autunno che animano la provincia aretina si svolge la festa della castagna a Caprese Michelangelo, che per due fine settimana valorizza e celebra il marrone DOP. Si tratta di un momento importante per il territorio valtiberino e i prodotti locali, con numerosi stand ed eventi collaterali che vivacizzano il piccolo borgo montano. Nel corso della manifestazione anche una giornata di studio dedicata all'opera di Michelangelo Buonarroti. La festa della castagna, che è la 53esima edizione, si svolgerà il 14, 15 e 21 e 22 di ottobre prossimi, sì, presso Caprese Michelangelo. Si sviluppa tutto intorno al borgo, al piccolo borgo, ed è un mercato pieno di stand che non sono solo gastronomici, che è importante, ma sono anche dell'artigianato, prodotti del territorio. Chiaro, la castagna è l'elemento essenziale, soprattutto il nostro marrone, conosciuto come marrone DOP per le sue qualità, e quindi dalla tradizione culinaria che c'è nel nostro posto, chi viene anche può assaggiare non da poco dei bei piatti che gli stand, i ristoranti e anche gli agriturismi, ce ne abbiamo di belli, potranno far degustare. Siamo oltre 120, diciamo, coltivatori che lavorano per il prodotto. Noi lavoriamo, confezioniamo e spediamo, diciamo, in tutta Italia. E naturalmente per noi la festa della castagna è la promozione del nostro prodotto, quindi naturalmente ci teniamo tantissimo a migliorarla anno per anno. Sicuramente quest'anno abbiamo un risultato non da poco, con le presenze di stand di personale veramente altissimo. Sono particolarmente soddisfatto di aver promosso anche quest'anno la conferenza stampa di presentazione della festa della castagna di Caprese
Michelangelo. Credo che questa festa sia tra quelle che trovano maggiore interesse da parte non solo degli aretini ma dei toscani e oltre, proprio perché si basa su una eccellenza che è la castagna. Dobbiamo essere concretamente utili per far sì che questo prodotto, che ha una sua straordinaria storicità, possa avere un futuro. Tutto ciò che parla di territorio troverà la nostra attenzione e dovremo avere, ecco, attenzione anche per la tutela della castagna, ecco, la vicinanza all'associazione, al comitato organizzatore, ma anche alla cooperativa che tutela il marchio DOP. Davvero una bella iniziativa, investire sulla formazione, investire in questo caso e sostenere un'iniziativa come un laboratorio formativo per il cinema è qualcosa di bello e di importante. Noi in questi anni tante volte abbiamo detto che dovevamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani si potessero avvicinare a nuove prospettive, e ringrazio davvero l'organizzazione di tutto questo, ringrazio la collega Spaghi per aver voluto questa conferenza stampa in Consiglio regionale, va esattamente in questa direzione. Investire in arte, investire in cultura, investire nella cinematografia vuol dire investire in libertà, in pensiero critico, nella capacità di ognuno di noi di saper leggere il mondo con le proprie lenti. Ecco perché oggi siamo qui e davvero auguro una buona riuscita della manifestazione. Un progetto che abbiamo fortemente voluto come fondazione, una fondazione interamente privata, finanziata dalla mia famiglia, la famiglia Lamioni, che ha come finalità quella di promuovere il territorio della Maremma, le sue eccellenze e anche di dare opportunità ai giovani. Quindi quando ci è capitata questa proposta da parte di Sebastiano Rizzo, attore e regista, di realizzare un laboratorio cinematografico che desse la possibilità ai giovani da 15 ai 26 anni del nostro territorio di cimentarsi e di partecipare a un percorso così significativo che nella nostra città non c'è mai stato, abbiamo raccolto immediatamente l'invito, abbiamo deciso di sovvenzionare questa avventura che si concluderà con dei cortometraggi realizzati proprio dai giovani e nella nostra città che poi saranno proiettati al cinema. Diciamo che è una delle tante iniziative che facciamo in fondazione, siamo molto attenti nel selezionare quei progetti che hanno una reale ricaduta sulla promozione sia del territorio che della valorizzazione dei nostri giovani, e questo lo è sicuramente. Il laboratorio con il regista, che comunque ha una candidatura a Davide Donatello, che ha un curriculum che voi avete ben definito, dà la possibilità di professionalizzarsi veramente, un'opportunità di crescita che è sia didattica che poi anche pratica. Quindi, come vi spiegherà meglio il regista, creerà con loro questa sinergia, la conoscenza di quella che è la parte attoriale, ma anche di soggetto, sceneggiatura, quindi tutto quello che c'è, fino ad arrivare a realizzare i cortometraggi girati sul territorio, il loro, nel quale loro vivono, quindi hanno la possibilità di valorizzarsi ma anche di valorizzarlo, no? Quindi essere un po' i promotori allo stesso tempo. Io sto raccogliendo le iscrizioni dei ragazzi che inviano dei video che il regista sta visionando e sono tutti molto entusiasti. Ho trovato nella Fondazione Atlante per la Maremma Onlus subito la piena apertura quando gli ho proposto questa progettualità, proprio che è anche una mission stessa della Fondazione, quindi credo che sia una grossa opportunità per i ragazzi, anche perché stanno rispondendo un po', è aperto a tutti da varie parti della Toscana, insomma. Non si finisce mai di imparare neanche negli anni, sinceramente, in questo mestiere come in tutti. Ma questo laboratorio vuole essere continuativo e partire dal mese di ottobre e finire nel mese di luglio, dove alla fine tutti i weekend che faremo in maniera divertente, simpatica, giocosa, cercheremo di imparare come si sta davanti a una macchina da presa, come si scrive un film, come si pensa a un film, e cercando anche di migliorare se stessi, nel senso che imparare a stare davanti a una macchina da presa, che è un oggetto abbastanza particolare, ci si rinforza anche umanamente, fisicamente, da un punto di vista psicologico, rapportarsi con le persone. Alla fine di questo percorso, studiando i ragazzi, conoscendo i ragazzi, scriveremo ad personam, se vogliamo, delle piccole storie che i ragazzi stessi interpreteranno. Quindi dalla teoria passeremo a una pratica vera, di un set vero, ovviamente circoscritto, piccolino per l'occasione, girando dei cortometraggi, quindi facendogli vedere
come si sta prima di stare sul set imparando e come si sta poi davanti a una macchina da presa, finalizzando poi a settembre una proiezione al cinema, come se fosse un evento di un festival. Ecco. Regione Toscana, il Consiglio regionale.